non è un cavallino. Lui è un cagnolino e Dotty non ha mai detto nulla sui cagnolini. Dai, prendimi! Io adoro i cagnolini! Cagnolino! Cagnolino! Attenzione! Ora ti acchiappo il grosso! Scappa! Oh, no! Lasciami, Speckles! Speckles, dove sei? Speckles, che è successo? Ti abbiamo sentito abbaiare. Wedley, cos'è successo? Stavo giocando con Speckles, ma all'improvviso mi ha aggredita e ha morso la mia ala. Speckles ti ha morso? Non è da lui, non si è mai comportato così. Vieni, andiamo in ospedale, Wedley, così Dotty potrà ripararti. Ok, Bianchina. Wedley, cos'è successo? Stavo giocando con Speckles e poi lui ha morso la mia ala. Dovremmo eseguire un'ala riattaccosi. Bene, mettiamoci al lavoro. Sai, Wedley, mi sorprende che Speckles ti abbia morso all'improvviso, specialmente se Lenny era nei paraggi. Lenny non era lì con noi. Quindi tu non gli hai chiesto se potevi giocare con Speckles? No. Nastro isolante. Wedley, non ti avevamo detto di fare attenzione con gli animali degli altri? Con i cavallini! Stavolta era un cagnolino! È la stessa cosa. Bisogna fare attenzione con tutti gli animali. Colla. Fatto! Abbiamo finito! Ottimo lavoro! Già fatto! Proprio così! E ora prova ad agitare un po' la tua piccola ala. Sono completamente guarita! Grazie, Dotty! E ora che la tua ala è riparata, parliamo di come bisogna comportarsi con gli animali. Oh, guarda quanti animaletti ci sono qui! Questa è la clinica veterinaria, dove ci prendiamo cura degli animali. Speckles ti ha morso perché non sai come giocare con lui nel modo giusto. Per cui ora ti mostreremo il modo migliore di fare amicizia con un animale. L'importante è chiedere al padrone e avvicinarsi nel modo giusto. Ecco come devi fare. Quando incontri un animale che non hai visto mai, devi muoverti con attenzione. E se non vuoi creare guai, chiedi prime informazioni al padrone. Chiedi se lo puoi toccare, non lo spaventare. E se vuoi farti un nuovo amico, devi prima lasciarti annusare. Quando incontri un animale che non hai visto mai, devi muoverti con attenzione. E se non vuoi creare guai, chiedi prime informazioni al padrone. Se gli vuoi dire ciao, rifletti su ogni azione. E ora, Wedley, ti va di tornare alla parata a vedere se sai giocare con Speckles nel modo giusto? Sì, ho imparato la lezione, grazie, Dotty. Andiamo, che bello! Di aver spaventato Speckles. Giuro che non l'ho fatto apposta. Non fa niente, Wedley. Vorrei accarezzare Speckles. Posso, Lenny? Penso che Speckles ne sarebbe molto felice. Oh, bravo cucciolo! Chi è un bravo cucciolo? Tu lo sei! Dottoressa Peluche, ospedale dei giocattoli, a Disney Junior.